Ragazzi, prima di partire vi chiedo di arrivare a 6000 like per questo super video, è un grandissimo traguardo per il mio account, per il mio clan. Massimo supporto per Clash of Clans e vi chiedo di guardarlo fino alla fine perché è davvero epico. Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash of Clans perché sì, siamo arrivati a 200 guerre vinte. Purtroppo non vi farò vedere il timer in live. Siamo su Strategico Mela, perché? Perché andremo ad attaccare con Strategico Mela e con Grax. Purtroppo non nella 200esima vittoria. Perché? Perché c'è stato un problema con la webcam. Vi faccio vedere che siamo arrivati comunque a 200 vittorie. L'ultima guerra effettuata è stata proprio questa qua, 43 a 37, e ci ha consegnato la 200esima. Volevo registrare gli ultimi 15 minuti facendo l'ultimo attacco e andando a vedere il timer finale. Il problema è che non ho potuto, dato che la webcam non funzionava, cioè ho startato la registrazione e durante, diciamo, l'inizio della registrazione mi sono accorto del non funzionamento. Era tutto nero a 15 minuti dalla fine. Ho cercato un po' su internet e ho capito che era dovuto all'ultimo aggiornamento di Windows 10, che ha praticamente sfanculizzato tutte quante le webcam. Quindi ho dovuto fare il downgrade, cioè tornare all'aggiornamento precedente, però l'ho capito dopo un'ora. Ho fatto tipo l'attacco rimanente negli ultimi 2 minuti di guerra, quindi ho fatto pure un attacco di merda, ho fatto una stella, ho fatto schifo contro un TH11 e ho perso il video in live. Purtroppo però siamo arrivati a 200 stelle. Questo è quello che conta. Oggi andremo a fare altre due stelle, sì, due stelle, altri due attacchi sulla nuova guerra contro un altro clan di livello 10. Primo attacco di Strategico e primo attacco di Grax. Grax farà un TH10 quasi maxato, mentre io con Strategico, cioè sempre io con Strategico, farò il 10, che è il mio corrispettivo. E direi di partire subito con Strategico. Dovrei avere già tutto pronto, mentre Grax si sta facendo le truppe. Invece no, perché mi manca una pozione. Me la gemmo, raga, tanto su Strategico non utilizzo gemme. Ok, ora dovrei avere tutto. Sì, 3 pozioni di cura, 2 del veleno e una GOG facile facile con un golem. Direi di andare ad attaccare. Quindi dobbiamo portarci a casa la 201esima vittoria. Ci riusciremo? Ve lo farò sapere in un altro video. Andiamo a vedere il villaggio in questione. Eccolo qua. Poi alla fine del video vi farò vedere pure la guerra che abbiamo vinto. Cioè la 200esima. È un TH8 normale, non fortissimo, però secondo me non è neanche facile da fare, perché questi strani sono i peggiori. Il castello si stana facilmente qui dal basso a destra, quindi manderei un domatore tattico sullo stregone per stanare magari castello e qualche bomba. Magari a riuscirci sarebbe il top. E partirei tranquillamente dal lato in alto a destra con un golem, maghetti per distruggere accampamenti, caserme eccetera, per poi mandare spaccamuro, entrare con maghetti e re barbaro e sfondare re barbaro all'avversario. Una volta fatto ciò, andiamo con i domatori molto easy, tipo un po' sullo stregone, un po' sul cannone mortaio, cannone in alto, e poi dovremmo esserci. Dovrei utilizzare bene le pozioni a cura al centro, e ci sono sicuramente doppi spot, se ci sono. Mandiamo subito i nostri domatori. Il domatore iniziale che va sul cannone. Vai domatore, stana qualcosa. Stana ad una bombetta, una misera bombetta. E andiamo con il golem, ecco qua il golem. Via, tattici maghi, puliamo tutto. Perfetto, e andiamoci a prendere subito il drago, perché il drago fa tanti danni. Tanti danni, arriva la bomba del mortaio, quindi gli spacca muro, perfetto. Una volta sfondato tutto, entriamo anche con il king. Il king entra, il king entra molto bene, spacca muro sotto che non servivano. Andiamo con i domatori, possiamo iniziare. Domatori sullo stregone, domatori sul cannone, domatori sul mortaio e domatori sul mortaio in alto. Ne ho mandati forse pure troppi, però ci dovremmo essere. Eccoli qua, domatori che entrano. Voglio utilizzare una bella cura qua centrale. Ok, li ho presi tutti e continuiamo tattici. Presa la prima bomba gigante, mandiamo domatori qua dall'alto. Perfetto, dovremmo esserci. Dobbiamo utilizzare bene questa cura, la mettiamo proprio ora. L'abbiamo messa, utilizziamo l'abilità del king che è focussato non so da cosa, però prendiamo tante botte e quindi ho voluto utilizzare l'abilità. Va bene ragazzi, forse swaghiamo pure una pozione, forse sì, dipende dalle bombe giganti. No, invece ne utilizzo una qui per sicurezza. Sicuramente lì c'è una bomba gigante, non c'è, però va bene ragazzi, va benissimo, ce l'abbiamo fatta. 3 stelle, sfondiamo tutto, sfondiamo l'ultimo cannone, sfondiamo gli scheletrini. I domatori iniziano a fare il clean up e abbiamo concluso questo villaggio. Primo attacco della guerra dovrebbe essere tristellamento di Strategico Mela, fantastico Strategico, che è arrivato a quasi 970, no mi sa più di 970. Lo vedremo alla fine di questo attacco. Il king nel frattempo si fa un giretto così tattico, un giro, guardate come cammina con i suoi barbarelli sotto. Il mago che pulisce, fantastico. 3 stelle, ottimo attacco, 400.000 di bottino.
Sono arrivato a 974, quindi con le 3 stelle di questa guerra, se riuscirò ovviamente a fare altre 3 stelle, dovrei arrivare a 977, quindi 23 rimanenti per poi arrivare a 1000 stelle in guerra, e ci voglio arrivare. Poi lo passerò a TH9 e lì si tornerà a fare le mura di livello 9. Raga, le mura di livello 9! Non ho mai fatto una road to level 9 walls sul canale perché sono partito subito con la livello 10 con Grax. Prendiamo il carretto, ma non lo posso prendere, cioè 5000, ragazzi, switch su Grax. Siamo tornati su Grax e prima di attaccare voglio fare una piccola precisazione. Io sto facendo questo video dopo l'aggiornamento flash che hanno fatto su Clash of Clans senza nemmeno avvisare, tutto così random, velocissimo nel giro di un giorno. Che cosa è stato modificato? Hanno modificato i cannoni, gli è stato aumentato il danno dal livello 11 al livello 14. I guaritori, le guaritrici ora attivano le trappole aeree, quindi sono stati depotenziati. Ovviamente anche i minatori depotenziati hanno una velocità di movimento ridotta, e per quanto riguarda i TH11, ora l'artiglieria Aquila partirà con un numero maggiore di truppe, quindi più tardi rispetto a prima. Vi dico questo perché? Perché io ho scelto di attaccare con un Archer Queen Walk, quindi depotenziata, andremo a felare al 100%, però lo voglio fare ormai, ho le truppe pronte, avrò una marea di rimorsi, ma non è un problema. Questo è il villaggio da attaccare. Volevo attaccarlo con Archer Queen Walk qui dal basso, mandando un maghetto qua sul laboratorio, mandando la regina con i 4 curatori così sul lato di destra, in modo tale da fargli fare tutto il lato qui in basso a destra, per poi ricongiungermi alla kill squad. Cioè qui manderei le terremoto, manderei i miei 2 golem, ovviamente maghetti, valchirie, bowler e re barbaro, per sfondare tutta la parte centrale e andarmi a prendere magari il municipio, se fosse possibile. Spero di sì. Secondo voi è una buona tecnica? Fatemelo sapere nei commenti, ma andiamo a failare. Proviamo senza rimorsi, via, si parte. Dobbiamo ovviamente mandare la nostra regina così, la mando qui la regina, perfetto. Mando un maghetto che dovrebbe distruggere quella parte facilmente, e i curatori tutti, Dio, perfetto, la regina ha ingranato la parte giusta. Vai regina, spacca tutto, vai regina, spacca tutto, vai Archer Queen, ce la dobbiamo fare. Il maghetto che sfonda l'estrattore in basso è perfetto, mi ha agganciato l'arco X, mi ha agganciato l'arco X, e questo è male. Ti prego, regina, sfonda il cannone immediatamente, che è stato pure potenziato, e forse riusciamo a ricurarla. Sì, forse sì, forse ce la facciamo. Dobbiamo stanare il castello che ha truppe miste, truppe miste, anche un drago, quindi dovrò utilizzare sicuramente una pozione della furia per pulire tutto. E curiamo la nostra regina, forse ce la facciamo. Dai, devo utilizzare pure l'abilità. Utilizziamo abilità, il drago è andato giù, il drago si è andato giù, abbiamo pulito tutto, perfetto. I curatori sono tutti quanti potenziati. Andiamo con le terremoto, terremoto tattiche qui al centro, un golem, un altro golem. Vado con altri maghetti, come on, tutti i maghetti, perfetto. Ragazzi, l'arco X ha tolto la regina dal target. Andiamo con le valchirie e dobbiamo assolutamente entrare. Prima pozione della gelo, andiamo con una prima pozione della furia e dobbiamo pulire tutto, pulire tutta quella zona. Entrate tutte le truppe, ok, giù la prima inferno, seconda gelo messa male, non ho preso, mannaggia a me, non li ho presi, tutte le valchirie fuori, vabbè raga, cose dell'altro mondo. Ok, sfondiamo tutta quella zona, il king deve pulire, prendiamo il municipio, è andata bene, è andata fottutamente bene. I domatori sono sulla parte in alto, abbiamo ancora l'abilità del king, ti prego regina, sfonda gli archix. Ragazzi, dobbiamo distruggere assolutamente gli archix. Giù gli archix, il king ha ancora la vita. Giù il secondo arco X, andiamo sul terzo. Dai ragazzi, che sta andando bene. Ragazzi, sta andando benissimo l'attacco. Abbiamo il curatore. Sì, l'abbiamo distrutta, ce la possiamo fare. Oh mio Dio, ce la possiamo fare. Ce la possiamo forse fare con 2 curatori. Ti prego king, andiamo a pulire tutta quella zona, solamente 59 secondi. Andiamo ad aiutare la nostra kill squad centrale. Come on regina, andiamo a fare queste 3 stelle. Oh mio Dio, che attacco incredibile, non ci sto credendo. Gli sgherri stanno velocizzando, tra poco colpiranno i curatori. Regina, non fare fail, regina, 43 secondi. Oh mio Dio, il delirio di attacco. Sta arrivando tutto, abbiamo un golem che tanca. Sì, ce l'abbiamo fatta, 33 secondi. Che attacco incredibile, che attacco incredibile, che attacco incredibile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. 99%, e ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Attacco della vita su un TH10, che cosa ne pensate? Mi reputo soddisfatto, mi reputo abbastanza soddisfatto. Cercheremo di fare un perfect, questa dovrebbe essere la 201esima vittoria. Vi faccio vedere al volo proprio in un secondo il war recap della guerra della 200esima vittoria. Eccolo qua ragazzi, io ho fatto ovviamente una stella al primo, il resto tutti tristellati. A noi hanno fatto solamente 37 stelle, a me 2 stelle. Il loro TH11, il loro TH11 ci ha fatto un 80% a me, e non abbiamo più nemmeno i replay perché hanno fatto appunto la manutenzione oggi. Vi ricordo la sfida, il like, lasciate un commento, seguitemi su Instagram, su
Facebook per tutti gli aggiornamenti. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash of Clans, di Clash Royale, qualsiasi cosa bella, ragazzi.